più rammarico per la mancata vittoria o va bene il pareggio visto la differenza? Forse un po' rammarico, no? Si dice così che abbiamo fatto un grande primo tempo, abbiamo segnato 2 gol, 2-0 primo tempo, però anche a Napoli ha dimostrato una grande qualità, poi forse il risultato 2-2 è giusto e possiamo essere soddisfatti per questo che abbiamo fatto domenica. Sì, forse tutte e due cose, no? Io penso che anche a Roma, anche il mister Spalletti, anche i compagni con cui ho giocato a Roma mi hanno dato molto. Poi è vero che anche qui sono venuto da poco tempo fa, però i ragazzi mi hanno, si dice, sostenuto. Penso molto bene, è una squadra giovanissima, quindi siamo tutti più uniti. Spero di continuare così, forse posso trovare un po' di più spazio, però io non penso così che sono venuto dalla Roma e adesso devo giocare per forza. Sono altri 22 giocatori qui che possono trovare lì spazio e io devo allenare bene. Voglio dire che il calcio è un sport collettivo, no? Quindi vincono tutti e perdono tutti. Non so che obiettivi ha la società, per noi calciatori è importante che vogliamo migliorare ogni giorno, ogni allenamento e fare bene le partite. Un passo dopo passo dobbiamo andare avanti e poi alla fine si vede. Aspettavi che potesse giocare così bene la squadra, insomma il primo impatto con la Serie A con una squadra di spessore di grido come il Napoli, c'è stata una sorpresa anche per te di giocare così bene la squadra? No, per me non era una sorpresa, perché ho visto come si allena qua, si allena grande, i giocatori hanno, anche se sono molto giovani, tutti, però hanno una grande qualità, quindi non era sorpresa per me. Anche se sono qua da poco, però anche io vedo che è un buon rapporto tra tutti e poi sicuramente che quelli più maturati, con più esperienza. Possono dare qualche consiglio anche da noi che siamo più giovani, che non abbiamo esperienza come loro, quindi un ottimo rapporto. Sì, io penso che anche questo è molto importante, che un calciatore che ha vinto Coppa Mondiale, no? Ha vinto i Champions League, quindi questo si sa subito che lui ha un carattere grandissimo e anche se è giovane, però può aiutare la squadra tantissimo. Mi ha detto che devo fare bene per la squadra e sono cose normali. Sinceramente anche a Pescara per me è una città grandissima, che io vengo da un paesino che ha 15.000 abitanti, quindi per me anche Pescara è grande. Però quello che ho visto fino adesso è una città bellissima, cioè anche ho trovato la casa, quindi anche questo mi può aiutare, posso essere più tranquillo. Fa caldo qui, quindi fino adesso tutto va bene. Forse no, per me ora era un, come si dice, inserimento in Zidane, però non ha giocato in quel ruolo che gioco io adesso. Forse no, ci sono grandissimi giocatori che lo seguo, però non è nessuno che per me... Un idolo, no. Potresti giocare anche trequartista alla Zidane? Alla Zidane, perché serve molto, no, ruolo ci serve pure. Non so se trequartista, però ho giocato tante volte davanti alla difesa, anche come terzino, destro, sinistro, quindi. Senti, per me l'ultima domanda. Che impressione hai avuto avere alle spalle un portiere esperto come Bizzarri? Durante la partita si è sentito, è stato è stato importante per quella difesa? Che ci puoi dire? Sì, un portiere che parla tanto è sempre importante per la difesa, per la squadra. Lui ha dimostrato che è un portiere con la tanta esperienza, un grande portiere. Anche lui ha aiutato molto domenica. Partita giovedì scorso non l'ho visto, sinceramente, però anche dall'anno scorso lo so che è una squadra fortissima, un calciatore che possono cambiare la partita
ogni tanto. Dobbiamo preparare bene per questa partita e lo proviamo sicuramente a vincere.